Brutte notizie dalla città in preda al panico. Gli animali sono diventati selvaggi. Siamo al sicuro. Questa è la priorità numero uno. Ops, ausiliare del traffico. Il personaggio lo conosci, è il sindaco di questa città di animali. Lo vedi, lui è un leone. Il leone, poi anche il leone come animale, proprio affascinante. E c'è poco da fare, è proprio, sei sempre lì a ammirarlo e ad ammirarlo. E lui lo sa, e io lo so. Come sindaco di Zootropolis sono fiero di annunciare che la mia iniziativa di integrazione mammifera ha portato alla promozione di una cadetta che si è distinta nel suo corso diventando il primo agente coniglio di Zootropolis, Judy Hobbs. Pronto a lottare per la giustizia? Il leone, si pensa sempre all'animale feroce, il leone. No, il leone è buono, il leone è re in tutti i sensi. Judy, è un mio grande privilegio assegnarti ufficialmente al cuore di Zootropolis. Fatto questo primo pezzo, mi sembra che sia andato abbastanza bene. È un mio grande privilegio assegnarti ufficialmente al cuore di Zootropolis. Ah, si è sposata bene la voce. Questo mi fa piacere. E il sindaco stesso è contento. Ah, oh, pare che sia contento il sindaco. Bene. Il leone stesso è contento. Mi diverte molto l'animazione. Mi fa sentire effettivamente l'età che ho, 6 anni e mezzo. Ah, ok. Ok. Eccomi, ci sono. Va bene, Walt Disney. Ok, è lui che mi sta dicendo che devo farlo in un certo modo. Non importa a quale specie apparteniate, il cambiamento parte da voi. Andiamo. Di chi è l'auto? Del temutissimo criminale Mr. Big. Zootropolis, dal 18 febbraio al cinema. Questa era proprio perfetta. Ce l'hai? Questa l'hai incisa? Sì, ce l'ho. Questa ce l'hai, è andata, perfetta. Ok.